Oh yeah. I consigli dei politologi, liste di attese infinite dagli urologi, la voce del presidente alla radio e questa crisi che crea panico da stadio. Anche le madri sono molto preoccupate, usano internet per essere aggiornate. E anche l'Italia non è più quella di una volta, quando Mina cantava tu le mille bolle blu. Che stress, avrei voglia di uscire da questa vita allucinante. Che stress, ah che stress, c'è qualcuno per caso che ha qualche idea brillante. Non è poi un caso se i giovani sono depressi, poche vitamine, troppi eccessi. Se le strade non sono asfaltate, se i bambini non credono più alle fate. Oh, sì. E dorme il gatto mentre abbaia il cane. Oh, oh. E anche mia nonna non prega più i suoi santi. Aldo dice che oggi sono tutti dottori. Aldo dice che non ci sono più i signori. Vabbè. Che stress, che stress. Avrei voglia di uscire da questa vita allucinante. Qualcuno per caso che ha qualche idea brillante. Che stress, che stress. Avrei voglia di uscire da questa vita allucinante. Che stress, che stress. Diamo aria a questo mondo, apriamo quelle finestre. Che stress, che stress. Il postino con la raccomandata da firmare. Che stress, che stress. Il collega in ufficio con la litosi sempre al top. Che stress, che stress. La crisi spiegata dai migliori opinionisti. Che stress, che stress. L'aumento dell'IVA, della benzina e dei maroni degli italiani. Che stress. La tangenziale, lo ZTL e il parcheggio a pagamento. Ciao Palermo! Mia nonna, legge di stabilità, ma vuol dire che rimangono gli stabili per sempre? Che stress, che stress. Laureato in Italia, ma lavoro all'estero, come cameriere però. Che stress, che stress. Ho un amico che ha conoscenze, potrebbe... Diamo aria a questo mondo, apriamo un po' le finestre.